Buongiorno, ben ritrovati sulle fonti TV. Sono le 10 di mercoledì 12 maggio 2021. L'ospite di oggi che sto per presentarvi è un sopravvissuto. Aggiungo subito, a scanso di equivoci, un avverbio: brillantemente sopravvissuto alla Prima Repubblica, anche alla Seconda. Non so se questa sia la terza o la seconda e un quarto, la seconda e mezza. Però prima di dirvi chi è l'ospite, se non avete visto, diciamo così, le immagini e la notizia che è stata fatta girare sui social, e anche se non avete presente così su due piedi che cosa stia facendo in questo momento della sua vita personale e della vita del paese, non fa nulla. Consentitemi però un flashback, perché c'è una cosa che ho qua. Quando dico sopravvissuto anche al famoso ciclone che investì a un certo punto l'Italia. Il ciclone succede ogni tot anni, un ciclone di moralizzazione della vita politica in nome della trasparenza giusta, dell'onestà, ci mancherebbe altro, ma che spesso poi sono campagne che con la rete a strascico portano via tutto, buoni e cattivi, colpevoli veri, colpevoli presunti e totali innocenti. L'ospite di oggi, dovete sapere, che ha 75 anni, a poco più di 30 anni dirigeva l'ufficio studi del Ministero dell'Industria, ha diretto anche la segreteria tecnica del Ministero del Tesoro, è stato presidente della Regione Lombardia e in molti ricordano che in quella veste ha affrontato l'emergenza dell'alluvione in Valtellina e l'ha fatto bene, giudizio equanime e unanime. Poi sono arrivati i magistrati. Sono arrivati i magistrati nella stagione di Mani Pulite, anzi prima, perché già nell'89 l'ospite che sto per presentare fu tirato in ballo in un'inchiesta in cui si diceva che c'erano stati dei fondi forse distratti dalla protezione civile a favore di parroci, un'inchiesta che si chiamava Oltre Po' Pavese, fu messo in mezzo e fu prosciolto. E uno dice: vabbè, ho pagato il fio, mi hanno messo in mezzo, sono innocente, ho le mani pulite, è finita lì. No, viene eletto in Parlamento nella stagione di Mani Pulite. La procura di Mantova gli notifica quattro avvisi di garanzia. Anzi, lo volevano proprio arrestare, cioè lo volevano proprio prendere e mettere in carcere direttamente. Poi si vede, intanto sta in carcere, poi si vede. Prosciolto. Nel 93 Antonio Di Pietro chiede contro di lui l'autorizzazione a procedere, ricettazione e finanziamento illecito dei partiti. Prosciolto! Prosciolto! Allora, uno dice: capisco l'esigenza di scoperchiare il malaffare, cioè, ma è possibile che con la rete a strascico si è davvero divelta un'intera classe dirigente, buoni e cattivi, indifferentemente in nome di una palingenesi rivoluzionaria che avrebbe modificato i costumi di tutti all'ombra della magistratura, che tutto può e tutto fa. Sbagliato, sbagliato, mi dispiace, l'approccio non può essere questo, perché nel momento in cui sono i giudici che si sostituiscono alla politica, beh, sappiamo, no? Robespierre. E poi anche come è finito Robespierre. Buongiorno a Bruno Tabacci, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Buongiorno. Buongiorno. Ho preso spunto da un piccolo tassello della sua lunga biografia pubblica perché era una cosa che, come ho detto, mi stava qua. Perché conoscendola personalmente, Tabacci, già diciamo così, da qualche anno, la sua storia mi ha sempre molto infastidito, ecco, uso un termine che è un eufemismo. Immagino anche a lei, ovviamente. Beh, è stato un passaggio molto, molto duro e ancora oggi quando rifletto su quei giorni, insomma, io ricevetti l'avviso di garanzia da Mani Pulite, quindi da Di Pietro, il 17 luglio del 92, ero deputato da poche settimane e una settimana dopo lo riceve Sergio Moroni, per dire com'era il clima, insomma. Sì. Io vidi Moroni alla fine di luglio, scambiamo qualche parola e lui poi si suicidò in agosto. Perché il clima era proprio da sentenza già fatta e quindi
per quanto tu fossi una persona per bene, anche stimata, insomma, il clima non era favorevole a potersi difendere. E però abbiamo superato quella prova. La cosa poi che lei ha ricordato delle chiese dell'Oltrepò Pavese, fummo coinvolti io e Gaspari, in realtà, così come stavamo ricostruendo le cose dei privati, abbiamo ricostruito anche le chiese dove c'erano, tra l'altro, delle cose molto importanti. L'Oltrepò Pavese è ricco di queste tradizioni religiose, quindi abbiamo trattato tutti alla stessa maniera, quindi la ricostruzione dell'Oltrepò è stato un modello, era un territorio soggetto a frane, insomma. Poi lei ha citato anche la vicenda della Valtellina, che è un fiore all'occhiello, insomma, con 40.000 sfollati, con dei morti, insomma. E lì, fra l'altro, nel passaggio tra Zamberletti e Gaspari, perché per il governo di Giovanni Goria ebbe questa novità, e Zamberletti era stato il fondatore della protezione civile. Però devo dire che Remo Gaspari, visto all'opera, si rivelò un ministro di grande efficacia, e con lui ci fu un rapporto molto positivo sul terreno istituzionale, per cui se ho qualche rimpianto è dovuto al fatto che le regioni allora avevano un altro profilo e direi anche un'altra autorevolezza. Ora che ci sono le elezioni dirette dei presidenti che si autoproclamano governatori, mi sembra che invece regni un po' di confusione. Beh, adesso ci arriviamo, se non altro perché molto io riconduco alla riforma del titolo quinto, che fu fatta alla vigilia, come lei ricorda bene, di una tornata elettorale, perché il centrosinistra, secondo me, voleva fare l'occhiolino all'elettorato di centrodestra, quello più filo leghista, dicendo: guardate, il federalismo lo facciamo noi, modifichiamo noi la Costituzione. Non gli è servito a niente, perché, come lei ricorderà, nel 2001 poi Berlusconi comunque ha vinto con una slavina. Ma adesso ci torniamo. Chiudo con la Marcord su quel piccolo piccolo perché la carriera di Tabacci è molto lunga, ma insomma rilevante, che Tabacci una volta mi disse: Piroso, sa, la cosa comica di quella vicenda con Di Pietro è che dopo ho scoperto che le mie frequentazioni milanesi erano molto più prudenti delle sue. Se la ricorda sta battuta? Che cioè, me la ricordo benissimo. Lo ricordo benissimo, perché io ero più prudente nei confronti di Prada e di Mongini, che pure erano miei amici di partito, e invece lui faceva le feste. Vabbè. Del resto, Di Pietro, essendo stato sponsorizzato da Marco Travaglio, ha fatto una finaccia, perché sapete, io dico sempre: se Marco Travaglio vi sponsorizza, se siete Di Pietro, se siete in Groia, se siete pure i 5 Stelle, avete un destino segnato. Tabacci, non commenti, che lei adesso ha un ruolo istituzionale, sottosegretario a Palazzo Chigi. Con quali deleghe, di che cosa si occupa esattamente insieme al Presidente del Consiglio Mario Draghi? Le deleghe sono abbastanza complesse, intanto riguardano il CIPES, una volta era il CIPE, che è il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, che sovraintende a tutto il sistema delle opere pubbliche, ed è una, diciamo, l'occasione nella quale i diversi ministeri interessati si riuniscono. Chi presiede è il Presidente del Consiglio, io sono il segretario di questa, e solo che questo lavoro deve essere poi, c'è una struttura imponente che ora avrà a che fare anche con il PNRR, quindi non c'è dubbio che all'interno di quella cabina di regia il DIPE, che è il Dipartimento, che tra l'altro in questo momento è diretto da un egregio professore, il professor Leonardi, che è uno dei collaboratori di Palazzo Chigi, in particolare del Presidente del Consiglio, e quindi questo è in più. Poi è arrivata anche la delega delle politiche spaziali, che anche quelle sono in capo al Presidente del Consiglio, che è uno dei settori di grande innovazione che nel nostro paese, con circa 200 aziende, alcune delle quali notissime in Italia e nel mondo, da Leonardo a Thales, da Telespazio, insomma, che oggi con le attività che si fanno, ad esempio sull'osservazione della Terra,
presiedono molte attività che poi ci accompagnano nel corso della giornata. Penso alle app per i ciclisti, ad esempio. Io sono un ciclista e c'è sempre il GPS che mi sorveglia e mi spiega che cosa ho fatto, cosa ho percorso, che velocità sono andato. Insomma, è qualche cosa che rende la vita più agevole per i cittadini. E questa è una delega che ho trovato molto importante, anche molto. Domani ci avrò un incontro molto simpatico con Cristoforetti, che ovviamente in video dall'America, ma lei si sta preparando al rientro, ma per dire anche delle cose che accendono la fantasia dei più giovani. D'altro canto, quando noi eravamo giovani e non avevamo nulla, perché eravamo figli di poveri contadini, le estati che passavamo nel cortile di questa grande fattoria in cui vivevano tantissime famiglie, erano sempre con gli occhi in alto, perché in quegli anni lì, nel 61, c'era Gagarin che era stato spedito su e si stava parlando di conquistare la Luna. Anzi, Kennedy aveva fatto in un famoso discorso, aveva lanciato la sfida ai russi su chi sarebbe arrivato proprio sulla Luna, poi sono arrivati loro. E quindi l'idea di guardare in alto, di guardare le stelle, di leggere cosa. Beh, tanto più che attirava molto. Sì, tanto più in un anno in cui celebriamo Dante, no? E uscimmo a rivedere le stelle. Certo. Non vorrei sembrarle prosaico, Tabace, mi piace il tocco di romanticismo, il fanciullino. Aggiungo però, mi corregga, che se non ho capito male, non più tardi di un mese fa l'Europarlamento ha approvato il programma europeo per lo spazio dal 2001 al 2027 con un bilancio 2021-2027. Sì, sono previsti 15 miliardi di euro, che non sono bruscolini, insomma, no? Quindi è anche una partita economica oltretutto rilevante. Non c'è dubbio, ad esempio dentro il PNRR ci sono 2 miliardi e 390 milioni impegnati in queste attività spaziali e sono di grande interesse e di grande capacità di innovazione, perché molte delle cose che si sperimentano su vengono poi traslate è come se fosse una grande Formula 1, insomma, che poi si trasferisce sulle auto dei comuni cittadini, dei cittadini che per spostarsi usano l'auto, e quindi tecnologie che vengono sperimentate e poi applicate, diciamo, nella vita quotidiana. Nello spazio poi vengono applicate nella vita quotidiana. Tabaci, io mi sono un po' perso per quanto, mi perdonerà, ma non per pigrizia, mi sono perso perché non ho capito cosa sta succedendo. Intanto me lo spieghi come se fossi un bambino, che poi non è differente dalla realtà, ma me lo spieghi come se fossi un bambino di 10 anni. Quanti soldi devono arrivare dall'Europa e quando? Beh, dunque, quelli che devono arrivare dall'Europa sono 209 miliardi. Quando è legato a quello che sapremo fare, perché l'Europa pagherà per stati d'avanzamento. Quindi noi dovremmo essere in grado di mantenere fede al programma che abbiamo presentato. Se no i soldi non li vediamo. Ad esempio, facciamo un esempio al bambino Antonello. Allora, noi dobbiamo fare una ferrovia che va dalla città A alla città B, e però l'obiettivo è quello di consentire il passaggio dei treni che devono andare ad una velocità maggiore e si deve guadagnare un'ora e mezza per la rapidità del trasferimento dei cittadini. E noi l'opera la dobbiamo fare entro il 2026 e dobbiamo farci correre i treni e dobbiamo guadagnare quel tempo che abbiamo promesso. Se non si fa questo, noi i soldi non li vediamo. Quindi è una prova molto importante. È una prova molto importante perché in questi anni, come dimostra la storia dei fondi strutturali, non sempre siamo riusciti a spendere. Non sempre la macchina pubblica è stata nella condizione di rispondere a queste cose, e per cui l'impegno che ci stiamo prendendo in Europa è anche quello che il governo ad un certo punto dovrà adottare dei poteri sostitutivi. Cosa vuol dire questo? Che se su quell'opera che prima ho descritto si vedrà
che nel 2023, dove dovevamo realizzare già il 50%, siamo al 10%, vuol dire appunto. che noi non ci arriviamo, e allora vuol dire che bisogna sostituire chi è in quel momento è il capofila, e quindi sia che sia un ministero, sia che sia una regione, sia che sia un'area metropolitana, una provincia, un comune, chi sono i soggetti attuatori? Devono essere sostituiti perché il governo deve poter attuare, adottare poteri sostitutivi. Questa è una delle garanzie che ci siamo dati rispetto all'Europa che vuole vederci chiaro sui programmi italiani. L'Italia poi è la principale beneficiaria di questo fondo che ha delle caratteristiche particolari, che per la prima volta l'Europa ha messo in comune il debito, perché per diciamo, disporre di questi fondi ci sono emissioni di titoli fatti direttamente dall'Europa, quindi c'è un debito in comune, che è un anticipo di quello che sarà domani, quando si dovrà fare un bilancio, mi auguro, federale, più consistente di quello di oggi, che è circa l'1% del PIL Certo. europeo, e comportarci come se fossimo un grande paese federale. Ecco, magari non tutti ci staranno a far questo, ma l'Europa, ad esempio, che ha realizzato la scelta di mettersi in tasca la stessa moneta, l'euro, dovrà muoversi come se fosse uno Stato. Quindi fa darsi anche un esercito comune, una politica di difesa comune, una politica estera comune. Se penso che l'idea della comunità europea di difesa già c'era arrivato De Gasperi nei lontani anni 50, ed è lì che dovremmo tornare. Abbiamo fatto molta strada, ma molta, molta, molta ne dobbiamo fare ancora. Tra l'altro ho scoperto incidentalmente stamattina che i 5 Stelle, che sono parte della maggioranza che sostiene il governo, con una insolita giravolta, perché di solito i 5 Stelle sono sempre stati molto lineari e coerenti nel dire e fare, no, le cose che avevano promesso, ovviamente sono molto sardonico e sarcastico. Se non ho capito male, sarebbero adesso favorevoli al ponte sullo stretto di Messina. Ne ha saputo niente, cioè è un'ipotesi che ancora circola. Lo chiedo senza polemica, il ponte sullo stretto di Messina. Ne sa niente, Tabacci? Ho visto che correttamente il ministro Giovannini ha detto che non ci sono pregiudiziali. D'altro canto, il No, punto è molto semplice. ce l'avevano i 5 Stelle sul ponte di Messina, le Sì, ma pregiudiziali. Vedo che hanno infatti cambiato idea. cambieranno opinione, presumo. Il punto dove Certo. sta nel fatto che quando un movimento nasce sulla base della protesta, è tutto legittimo. Però quando poi la protesta diventa un programma politico e i cittadini ci credono al punto di votarli in una misura così importante e li mandano al governo, poi al governo le cose diventano complicate perché bisogna gestire il giorno per giorno, avere una visione di carattere prospettica, sapere che fuori dall'Europa non ci si può stare e tutta una serie di cose che quando si parlava in libertà si potevano anche o negare o prospettare in maniera Certo, irrealistica. Ecco, questa cosa qui è finita perché è evidente che quando si sta al governo e la metamorfosi più evidente, ad esempio, è la crescita politica e istituzionale del ministro degli esteri Di Maio che, diciamo, si muove in questo momento con un senso di responsabilità, un'assunzione di responsabilità che gli fa onore. Beh, questo però è un percorso che è molto lontano rispetto alle origini, e comunque lo si voglia guardare, perché anche rispetto al Parlamento avevano pensato di fare delle cose che erano del tutto sbagliate, impraticabili, e questo non è stato bene. Quando qualcuna è stata realizzata di queste, come il taglio dei parlamentari a prescindere, e poi sono venute fuori delle confusioni con le quali siamo ancora alle prese. Però io penso che nella storia di un grande paese come l'Italia sono fasi che si attraversano. Ne abbiamo attraversate molto più difficili e molto più complesse, come quello della lotta al terrorismo, quindi non è che stiamo parlando di cose. Però anche le parole sbagliate hanno un loro peso e alla fine provocano comunque degli esiti non positivi. Le parole sbagliate o i messaggi sbagliati dati alla gente.
i famosi cattivi maestri. Ricordo a proposito di Di Maio che Di Maio, insieme al sodale di Battista, partirono dall'Italia per andare a esprimere solidarietà ai gilet gialli in Francia. Adesso mi pare che ci sia una maggiore sintonia col presidente Macron da parte del nostro ministro degli esteri. E aggiungo in maniera abrasiva, ironica, nei confronti di Tabacci, ho avvertito, ma magari mi sbaglio, nel giudizio positivo che adesso formula Tabacci sui comportamenti attuali di Maio. Ho avvertito quasi un retrogusto, come se il vecchio democristiano Tabacci riconoscesse nel Di Maio di oggi, più attento a come ci si deve muovere e come ministro e come politico, un giovane democristiano 2.0. Io sono troppo Beh, malizioso. ma questo non è mica un'offesa, è un grande complimento che io, se No! l'interpretazione che lei fa è corretta, è un grandissimo complimento. Io penso che un No, ma io giovane non che non volevo essere ricorre 35 offensivo, eh. anni, che sta facendo il ministro degli esteri con una certa professionalità, vuol dire che si rifà alle migliori tradizioni istituzionali del nostro paese. Non volevo usare l'aggettivo democristiano in senso negativo, eh. Mi faceva ridere immaginando il percorso personale di Di Maio, no? Si nasce incendiari e poi si finisce pompieri. Grillo ancora non l'ha capito, ma forse lo capirà. Comunque, Tabacci, chiudiamo la parentesi. Lei è un rigorista, siccome poco fa ha detto, certo, poi uno deve capire che dopo che hai protestato, no, e sei sull'onda della protesta arrivato al governo, governo significa la gestione della cosa pubblica giorno per giorno, che è una cosa piuttosto impegnativa da far tremare i polsi. Allora, siccome giustamente il governo lega le decisioni su aperture, riaperture, richiusure, coprifuochi, allungamenti, irrigidimenti all'andamento del contagio, lei ovviamente fa parte della compagine di governo, quindi condivide le scelte, sinceramente, credo, del Presidente del Consiglio. Però qual è lo stato dell'arte? Perché mi pare che una volta nella Prima Repubblica avremmo parlato. C'è una certa fibrillazione all'interno dei partiti della maggioranza. Ma la fibrillazione è legata al fatto che il loro ruolo è fortemente messo in discussione dal fatto che è arrivato un governo voluto dal Presidente della Repubblica che ha sanato le difficoltà che in questa legislatura ci hanno accompagnato fin dal risultato elettorale. E quindi è arrivato Mario Draghi. E Mario Draghi, non c'è bisogno che lo dica io, che pure lo conosco da molti anni. Diciamo, è una delle personalità politiche che più conosciute nel mondo tra gli italiani e lo si vede già come si muove in Europa, come si muove nel contesto internazionale. Quando lui parla non è mai una cosa effimera quella che dice, sia che parli di vaccini, sia che parli di bilancio europeo, e adesso anche quando parlerà di migranti, perché qualche cosa sta facendo sul punto per convincere gli europei che questo non è un problema solo italiano, è un problema di tutta l'Europa. Quindi Draghi è lì e i partiti annaspano, perché come si fa a non ricordare quest'estate quando noi ci siamo infilati dentro? È vero che non eravamo vaccinati come in larga misura lo siamo oggi, ma ricordo l'estate scorsa, che cosa era accaduto in Sardegna, i ragazzi che venivano da Ibiza, che sono andati in Sardegna e poi hanno trasferito a Milano, a Torino, a Roma, ovunque sono passati, quello che avevano raccolto in questo vagabondaggio. E tutti da applaudire questo perché, diciamo, avevano ripreso la loro libertà. Abbiamo pagato a duro prezzo quella libertà. Quindi la prudenza di Draghi io la considero un segno della serietà, un segno della provvidenza. C'è poco da scherzare. Ieri ho incontrato una persona che non sapevo, che mi ha detto che è stato 20 giorni a pancia in giù in un letto di ospedale, perché sembra che così si respiri meglio. E fra l'altro una persona che è abbastanza giovanile, diciamo così, è una cosa che ti lascia senza parole. E poi ci sono i negazionisti, quelli che dicono che sono tutte balle, ma se gli fosse toccato davvero qualcuno di loro, come reagirebbe alla stessa maniera? Se quelli che sono stati toccati
e pensiamo ai 120.000 morti che abbiamo avuto in Italia, hanno potuto prendere atto proprio di quei giorni di terrore. Alcuni sono morti disperati, insomma, non è che senza pure il conforto di un familiare o di un amico. Ecco, io penso che è stata una grandissima tragedia e ne dobbiamo uscire, perché ne usciremo, ma ne dobbiamo uscire in maniera molto ordinata. E se i presidenti delle regioni, invece di far confusione, si sono trasformati in una sorta di sindacato delle regioni, di volta in volta dicendo l'uno una cosa e anche il suo contrario, prima si chiude, poi si apre, poi si chiude, poi si apre, aumentando la confusione, perché qualche cosa hanno fatto anche i virologi, diciamo, con le loro comparsate televisive, e questa è una materia sulla quale sì, si deve comunicare, ma si deve comunicare con una voce sola. Poi dopo il dibattito è aperto, ognuno può dire tutto quello che crede, però chi è a responsabilità istituzionali deve parlare una volta sola, evitando di dire una cosa e il suo contrario il giorno dopo. Ecco, Draghi mi pare che ha una sobrietà, per cui ha detto che la cabina di regia si fa lunedì, e penso che si farà lunedì, e presumo che la sua prudenza porti ad una riapertura fino alle 23, e poi si vedrà. Se i dati continuano a migliorare, si arriverà alle 24 e poi si toglierà anche il coprifuoco. Ma che senso ha intestarsi una battaglia come per dire ora il centrodestra, che poi non è centrodestra, casomai sarebbe destra centro, destra centrino, il destra è per riaprire, a parte che è stato anche per chiudere. Se guardo il presidente della regione Sardegna, volevano dare l'extra omnes a tutti quelli che non erano sardi, quindi è accaduto di tutto nel corso dei mesi scorsi, e sono passati dal bianco a diventare il rosso, e senza neppure rendersi conto. Quindi ci vorrebbe solo una grande prudenza, una grande serietà. E non sempre c'è. Sì, lo so, si figuri, con me su questo terreno, su questo argomento sfonda una porta aperta. Siccome siamo quasi in chiusura, prendo spunto da quella che secondo me è una notizia, lo dico da giornalista, in brattacarte, no? Lei ha detto, Mario Draghi qualcosa dirà sugli sbarchi e lo dirà in funzione di dialogo con l'Europa, nel senso l'Italia non può fare tutto da sola e non è neanche giusto. D'accordo, ma prescindo da questo, ora io so che lei ha un incarico nel governo, un incarico istituzionale, non la voglio trascinare sul terreno della politica e provocarla con una trappoletta da imbianchino, però è possibile che questa recrudescenza degli sbarchi con le barche che partono dalla Libia, Libia che in questo momento è controllata per lo più dalle forze appoggiate dal governo turco, possono essere una risposta obliqua, indiretta, ma voluta alle posizioni che ha assunto il governo per bocca del Presidente del Consiglio quando ha definito Erdogan un dittatore? Ma escludo che vi sia questa correlazione. In realtà il tempo è diventato favorevole e il problema della pressione c'è. Ora, il fatto che poi la Libia sia diventato una sorta di campo di concentramento pone tutta una serie di problematiche assai delicate. Quello che conta è che l'Europa deve comunque inventarsi una nuova politica rispetto all'Africa. All'Africa non ci devono pensare solo i cinesi, ci devono pensare gli europei, perché è il continente che è più a ridosso e che avrà nei prossimi decenni uno sviluppo demografico incredibile. E di questo bisognerà tener conto, e questo lo dico per la sicurezza anche degli europei, per il fatto, pensi che questo popolo africano è di 25 anni / 30 più giovane del popolo europeo, quindi su scala demografica, quindi loro sono milioni e milioni e milioni di giovani, e quindi questo avrà degli effetti anche sulla moltiplicazione dell'andamento degli effetti demografici, e di questo noi dobbiamo preoccuparci, quindi lì bisogna investire, bisogna fare delle cose che stiano in piedi, poiché non saremo in grado di ospitarli tutti, come è naturale, dovremo trovare un punto di equilibrio. Senza questo il mondo salta per aria.
Tabacci, è sempre un piacere ritrovarla e conversare con lei perché quando gli interlocutori hanno una storia e hanno argomenti, il tempo vola. Sono le 10:30, la devo salutare, le auguro ovviamente buon lavoro. Se sarà possibile, anche nell'immediato futuro ci rincontreremo per un'altra chiacchierata. Sono le 10:30, io restituisco, dando appunto il saluto a Bruno Tabacci, che è nel suo Grazie. ufficio, non di Grazie a Palazzo lei e a voi. Chigi, ma lì vicino al Palazzo della Politica. Restituisco la linea a Milano. Noi ci rivediamo alle 10 domani, passando da Bruno Tabacci, autorevolissimo esponente politico, a Mario Lavezzi, che non è anche lui un virgulto, ma non lo sono neanche io, però è un grande artista, produttore, compositore di musica italiana. Buona giornata a tutti, grazie Tabacci, arrivederci. Grazie, grazie Pierosa.